I Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa ver. Dal 15 settembre ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Dal 23 settembre il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi con New Style and Junka. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La nuova stagione di Uomini e Donne sarà in onda dal lunedì 12 settembre. Quest'anno il celebre show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ospiterà per la prima volta un tronista gay. Lei segue o ha mai seguito il programma? Sì, ho seguito. Cosa ne pensa di questa novità? Con i tempi che corrono non mi fa né caldo né freddo, normale. Quindi in questo contesto vedere un bacio tra due uomini, che effetto potrebbe suscitare? E non vederli, però se lo fanno possiamo farci niente. Penso che non c'è niente di male, mi sembra una cosa al corrente con i tempi che stanno cambiando. Comunque io non vedo il programma, non so bene di cosa si tratta, non mi piace il programma in assoluto, non mi piace perché mi sembra un programma insomma che si basi un po' sulla voglia di parlare, di dire le cose agli altri, le cose private, insomma non mi piace il tipo di programma. Se la domanda specifica è sull'introduzione di questa persona, diciamo gay, non vedo niente di male. Non so se sono stata. Quindi non si scandalizzerebbe vedendo due uomini baciarsi tra di loro? Non è una cosa che mi piace vedere, ma non mi scandalizzo, no. Non guardo il programma, non interessa neanche chi possa essere ospitato o meno. Lei pensa che sia una scelta televisiva oppure come una volontà di dare spazio anche all'amore gay? Penso proprio di sì, per dare spazio anche a loro. No, penso che sia una trovata, qualcosa di nuovo che cresca al pore, infatti ne stiamo parlando, niente di più, non penso che sia un servizio a un nuovo modo di pensare, cioè una cosa fatta con l'intenzione di favorire, è un'operazione commerciale come altre, credo. Per dare a spazio questa libertà, probabilmente. Penso che vogliono far valere l'idea di chi la pensa diversamente da un eterosessuale o chi per adesso.